niente, vi auguro buon ascolto, una buona serata. Grazie per la vostra attenzione. Non è facile relazionare su un libro di poesie, anzi su due come per questa sera. Mi sono fatto intanto delle domande. Che cos'è la poesia? A che serve? Quando nasce? La poesia è una forma di espressione che si fonda sulla musicalità del linguaggio e serve per trasmettere contenuti ed evocare suggestioni ed emozioni. La poesia nasce prima della parola scritta e viene usata come mezzo per aiutare la memorizzazione nelle epoche e nelle società in cui la cultura è basata sulla trasmissione orale diretta del sapere. I generi più antichi della poesia sono l'epica e la lirica. Chi non ricorda i poemi epici dell'antica Grecia, l'Iliade e l'Odissea di Omero, tramandati oralmente da cantori e poeti che si accompagnavano con strumenti musicali, o l'Eneide di Virgilio che narra il mito della fondazione di Roma? Andando avanti negli anni, si abbandona la narrazione orale e nascono i poemi epici per la lettura, come l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Nell'antica Grecia i componimenti lirici legati a feste religiose, feste nuziali, banchetti, cerimonie funebri erano cantati da una sola persona o in coro ed erano accompagnati da strumenti musicali come la lira o se recitati dalla cetra o il flauto. Ricordiamo per esempio la poetessa Saffo, i poeti latini Catullo, Orazio, Ovidio. A partire dal Rinascimento, i poemi lirici vengono considerati espressione diretta dell'universo affettivo dell'autore, una manifestazione della sua soggettività, del suo sentire. Nel Romanticismo, la poesia lirica, intesa come pura effusione dell'anima, è ritenuta l'unica forma pienamente legittima di poesia. La poesia è un modo dell'essere, è un movimento che attraversa l'uomo ed arriva al cuore, dove movimento è uguale ad emozione. La funzione della poesia è dunque trasmettere emozioni e far nascere altre emozioni. Il poeta, con le sue poesie, racconta in versi un affresco variegato di immagini, di sensazioni, di sentimenti ora gioiosi, ora dolorosi, a seconda degli stati d'animo e degli eventi che la vita gli presenta. Ogni uomo porta nel suo cuore uno scrigno ricco di ricordi. Iulia De Mite, qui alle mie spalle, in Rimembranze, e Rino De Rienzo, in La città perduta, viaggiano indietro nel tempo e, aprendo lo scrigno dei propri ricordi, offrono al lettore le proprie emozioni, raccontano se stessi e, raccontando se stessi, raccontano l'uomo, perché la poesia, come affermava Leopardi, è priva di tempo, eterna ed universale. La memoria fa miracoli, fa rivivere la bellezza dei luoghi amati, il profondo amore per le persone care, la spensieratezza dell'infanzia e dell'adolescenza. Iulia
non può non scrivere versi per la sua amata Lesina, e l'abbiamo ascoltato prima, ma a me piace far leggere su un'altra bellissima lirica scritta da Giulia, e noi le conosciamo lo stesso, le lambare sono. Ciocche si spengono le lampare che a notte fonda intorano il lago appalescente. I pescatori esausti dal notturno stendo adagiano i remi nella barca, riposano le membra anchilosante tra le labbra scherprolate dalla sersedina. Gustano l'ennesima sigaretta, assorti ascoltano il fruscio dell'acqua crua. Aspettano l'abituale miracolo della natura, premedita la notte, le onde va sfumando, rosato bagliore ad oriente. Meteora luminosa precede lo sfondar del sole, alba nell'esilo terrestre, ti risvegli ogni mattina, profumata di esistenza, magliarda, sfavillante ballerina sulla scena. Incanti, seduci, sublimi le fatiche di sempre. Il pescatore, nel soliloquio dignitoso, ritorna a terra e si rassegna al ritmo ineluttabile della vita. E ancora Giulia canta l'amore per il suo papà e la sicurezza che le dava. Abbiamo già ascoltato prima la poesia riguardante il suo papà, quindi non è vale la pena ripeterla ancora. Nelle sue poesie Giulia manifesta sentimenti contrastanti tra gioia di vivere e inquietudine a causa di eventi dolorosi come l'abbandono della sua terra e la malattia del padre. Il Mitiglio scrive: lontano va dalla sua terra chi tanto l'ama, portando in fondo all'anima odor di mare, di vino, di frantoio, musica e canti di cicale. Si rimescola tormentoso il rimpianto, ridestando cose vissute, cose passate. E il mio padre, ora il tempo è gramo, lo sguardo assente, vivi nel ricordo e aspetti. Forti emozioni arrivano al cuore, leggendo la lirica Mai. Chissà per quale arcano segreto mai sentirò tra le braccia il fremito del parcolo, mai potrò cantare soavi le nanne, mai potrò vegliare nelle notti sibilline il sonno serafico d'un bimbo appena nato. Mai remore le labbra garanti si faranno dell'urlo soffocante d'un perché che mi divagna. E in sera così leggiamo: di te l'amaro rimpianto rimarrà che mi accompagna oltre la morte. Rimpianti, solitudine, desolazione, dolore in un mondo cupo, pieno di ostilità. Non si può soccombere o perdere il senso della vita, perché cambierà e non sempre potrà durare, scrive Giulia nella lirica Speranza. Ne leggo alcuni versi. Un filo di speranza mi rimane recondito nel più angusto segreto del mio cuore, mi dà forza. E poi, della guardia il cambio ci sarà. Un uomo, tanto tempo fa, ben altro ha sofferto e sopportato per l'umana iniquità. Naturale, qui si riferisce al nostro Signore Gesù Cristo, quindi a tutti noi le riflessioni. In rimembranze ogni poesia tocca l'animo e stimola una partecipazione emotiva. Io ne ho citate solo qualcuna, lascio al lettore il gusto di leggerle tutte. L'altro
personaggio della serata è il consorte di Giulia, Rino De Rienzo. La città perduta è una raccolta di poesie e liriche d'amore. Quando mi fu dato il libro, mi sono un po' spaventato. Come faccio? Mi sono detto, è troppo corposo. Ho cominciato a sfogliarlo un po' titubante. Poi ho cominciato a leggere e, come avviene per le ciliegie, una tira l'altra, lirica dopo lirica, le ho lette tutte, facendo anche le ore piccole, perché mi hanno appassionato e coinvolto emotivamente. In Un viaggio a ritroso, De Rienzo racconta in versi la sua storia, il suo vissuto, l'amore per la sua città, la sua amata Benevento, che ha dovuto lasciare per motivi di studi prima e di lavoro dopo. Nelle sue poesie, attraverso i ricordi, rivivono personaggi, strade, luoghi, parenti, compagni di giochi, amici, amori giovanili, incontri segreti e feste con fanciulle corteggiate, desiderate ed amate. Il libro è dedicato al fratello Ubaldo. Apre la raccolta una lirica scritta per lui, dove esprime sentimenti di dolore per la sua morte, ma anche di speranza per un incontro che un giorno ci sarà e per un ritorno ancora felice insieme. E l'abbiamo già ascoltata questa lirica. In Fratelli invece rievoca momenti felici di fratelli indivisibili, l'uno protettore dell'altro nelle scorribande, con i compagni di infanzia, nei rioni e contrade della propria città. Nella lirica Il Sasso lo assale un sentimento di paura, perché teme che il fratello potesse essere colpito da un sasso che riesce a schivare nelle guerre di bande tra monelli dei rioni Perrillo, Chienco e San Pasquale. Anche dalle nostre parti purtroppo ci sono state le guerre di bande, quindi molto profondo era il legame tra i fratelli. Quanti sentimenti, quante emozioni, quante immagini e persone rivivono nei ricordi. Il poeta usa la parola come il pittore usa il pennello, l'uno con le parole, l'altro con i colori, ed entrambi dipingono immagini di persone, di luoghi e creano quadri molto belli che scaturiscono da ricordi, sensazioni, emozioni, sentimenti. Questo accade a De Rienzo, deluso e sorpreso, quando, tornato nella sua città, non trova la bellezza dei luoghi lasciati. Il fiume calore è diventato arido e secco, ritrova nel ricordo l'acqua che scorre abbondante, le lavandaie e candeline che lavano i loro bucati, gruppi di ragazzi che vanno a rinfrescarsi e a divertirsi. Anche la villa comunale ritrova nel ricordo il laghetto con i pesciolini rossi, i pinti che si dissetano alla fontanella e che corrono con tricicli e biciclette nei vialetti pieni di ghiaia. In questa raccolta di poesie molte sono dedicate alle donne, dove l'autore canta la bellezza e l'amore, a cominciare dalle prime simpatie per le compagne di gioco, per i sentimenti più profondi per le adolescenti e più tardi gli amori della maturità che turbano sogni e suscitano inquietudini. La raccolta di poesie liriche della città perduta è divisa in due parti, la prima in lingua, la seconda in forma dialettale. Ma che cosa ha spinto De Rienzo a scrivere poesie in vernacolo? Ce lo dice egli stesso. Il 10 dicembre del 1991, sfogliando Il Mattino di Napoli, fu attratto dalla notizia del bando di un premio letterario per la poesia in dialetto napoletano dedicato alla memoria di Edoardo De Filippo. Era in classe con i suoi alunni di quinta elementare, dove era solito dedicare mezz'ora
alla lettura di titoli e notizie di cronaca più importanti per commentarle insieme. Forse la vista di quella locandina sul giornale e la presenza dei suoi alunni simpatici, vivaci e sorridenti contribuirono a far partire da un improvviso moto dell'anima l'ispirazione per una poesia dialettale. E Mazzariella, i giocattoli che il nonno gli regalava. I ragazzi la vollero ascoltare, applaudirono, la vollero riascoltare e lo incoraggiarono a scriverne altre e qualcuna dedicata a loro. Nella loro semplicità avevano intuito che il maestro poteva arrivare molto lontano. Da quel giorno l'ispirazione non l'abbandonò più ed usò la poesia in dialetto come canale ed espressione del suo animo, del suo sentire, dei suoi ricordi dell'infanzia e della gioventù, gli amori giovanili, le serate danzanti, le lunghe passeggiate notturne con le accese discussioni sugli argomenti di studio e di sport. Luoghi e personaggi rivivono ora nel ricordo, come negli anni dell'adolescenza. Mariano Cucicchiello, Cusimiella, Peppo Cravaro, Don Curim, il fiume Calore, le carrozzelle, la cantina di Cacataniello sono realmente esistiti. Nella loro descrizione in versi, l'autore te li fa balzare davanti agli occhi, te li rende vivi, reali, come Giovanni Spirichiello. Ecco alcuni versi. Giovanni o Spirichiello sul pavo come April, e arriva con Barini come un'ombra dall'oscurità, e non Gabriel, e correva veloce e pareva che Pierre non toccava in terra. Una descrizione particolareggiata pone davanti agli occhi il personaggio scalato. Nessuno conosceva il nome. Il sabato e la domenica andava a chiedere qualcosa da mangiare o qualche indumento pesante per ripararsi dal freddo. Ed egli per ringraziare, invece, e dice la frisca all'anima e tutto è morto vostro, metteva sullo sca vicino all'anima e quindi scala. L'autore conclude nella poesia che in quel poverello c'era Gesù Cristo venuto sulla terra per vedere chi sono gli uomini e se ancora sanno cos'è la carità, la pietà, l'amore. Cusimiello invece è un povero disgraziato che spesso veniva deriso dai ragazzi che gli correvano dietro e lo prendevano in giro. E ancora Dorio Curim, lustra scarpe, un altro personaggio diremmo oggi un po' ritardato, che piangeva e strillava davanti ad un semaforo, che di larma amare erano sofferenze e fiele, cercava un aiuto, ma nessuno sentiva. In queste poesie emergono sentimenti di generosità, ma anche di indifferenza per i più deboli. Tornano nei versi di Rino De Rienzo le famose carrozzelle che trasportavano persone per visitare il paese e i viaggiatori che arrivavano e partivano. Nella cantina di Cacataniello fa rivivere il luogo di incontro della gente del popolo che, faticando da mattina a sera con pochi sudarill o quarte vine e un suffrichiel, si chiedono a sfugare da cantina Anto Cacataniello. Il dialetto resta un efficace mezzo di comunicazione e si presta ad essere utilizzato anche come strumento per esprimere in modo colorito sentimenti, passioni, emozioni. È un pezzo incommensurabile della nostra storia, della nostra cultura che andrebbe perduta. Andrebbe perduto quel meraviglioso insieme di sensazioni, sonorità, che solo il dialetto ci sa mettere nell'animo.
i vocaboli dialettali riescono ad esprimere compiutamente stati d'animo e sensazioni profonde che l'italiano non dà, come ad esempio il tasang, per indicare la fatica e la stanchezza che si prova dopo una giornata pesante di lavoro. Le poesie in vernacolo, rievocando la memoria, suscitano curiosità, conoscenze e arricchimento culturale ed hanno l'intento di avvicinare le nuove generazioni a queste testimonianze e portarle a conoscenza delle generazioni future. Mantenere vivo il dialetto è il modo più immediato ed esplicito per riconoscersi e dichiararsi appartenenti ad una medesima comunità, ad una stessa cultura e ad una identica storia. Grazie. Fra persone che dicono di amare la cultura. E a questo proposito, come diceva un vecchio presentatore giornalista, la domanda mi sorge spontanea: che si intende per cultura? Io me lo sto chiedendo da decenni, non da giorni, da decenni. Da quello che ho potuto capire, con il termine cultura si intendono le tradizioni, gli usi, i costumi, la filosofia, le arti di un popolo, di una comunità. La cultura concepita come mezzo di elevazione sociale che dovrebbe caratterizzare la vita di tutta una comunità in un dato momento storico. Cultura è elevazione, ma se il modo di fare cultura è quello che si assiste qui a Poggio Imperiale, secondo me dobbiamo cambiare il concetto di cultura. Invidia, prevaricazione, contrapposizioni, dissidi, arroganza. Questo è diventato il concetto di cultura in questo paese ed è questo, secondo me, il motivo per cui non ha permesso la crescita sia culturale che economica di questo paese. Perché senza una crescita culturale non ci potrà mai essere, non solo secondo me, ma secondo un po' tutti quanti, una crescita globale. Questa sera ne approfitto e mi permetto di chiedere a tutti, e in particolare agli amministratori, di essere al di sopra delle beghe personali e politiche e fare in modo che, pur nelle diversità, si possa costruire insieme un qualcosa di positivo. Diceva Sant'Agostino, mi scuso con Don Luca, la prima via è l'umiltà, la seconda è l'umiltà, la terza l'umiltà. E quante volte me lo chiederai, tante volte risponderò la stessa cosa. Invece il nostro amato Papa Francesco dice: per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L'umiltà è la base di ogni vera grandezza. Io questa sera invito tutti quanti, compreso me, a farci proprio un bagno di umiltà e fare in modo che in questo piccolo paese si possa costruire, ripeto, insieme, seppur nelle diversità, qualche cosa di positivo. Secondo me ne guadagneremo tutti quanti. Bene. Me ne sono andato nel mio vecchio quartiere, Perrillo. La città delle streghe mi chiama. Benevento, la città delle streghe. La strega, di cuore strega, le streghe. E di quelle, le più belle mi dicono: resta, non andare, guarda i gradini di casa dove sedevi con un libro, con l'avventura, e i suoi eroi dei fumetti, Cino e Franco, Mandrake, Ciclone e Diana, con Diavolo alle calcagna, a proteggere la donna dell'uomo mascherato, il fantasma che cammina. Amico di Gundar, capo dei pigmei della giungla. Ma il quartiere è silente, deserto.